È passato circa un mese e mezzo dall'uscita di Wii Sports Club con tennis e bowling e oggi è il momento del golf. Ovviamente l'infrastruttura generale di Wii Sports Club è rimasta inalterata, quindi apparterrete sempre ad un club relativo alla vostra area geografica, potrete controllare il vostro profilo e poi potrete usufruire delle 24 ore omaggio di un pass giornaliero che viene offerto da Nintendo dopo aver aggiornato appunto Wii Sports Club con il golf. Il golf, come già nel caso del tennis e del bowling, propone al giocatore di scegliere tra partite online, partite invece in locale oppure degli allenamenti con tre minigiochi specifici. Tutto quanto, a parte l'online che si può giocare solo tra due giocatori, tutto il resto può essere giocato fino a quattro persone contemporaneamente. Ovviamente il gioco del golf richiede dei turni, a differenza per esempio del tennis, che obbligano quindi ogni giocatore ad attendere il proprio turno per poter colpire la pallina. Poi le regole sono ovviamente quelle del golf. Giocare a Wii Sports Club Golf è un po' diverso da quanto si potrebbe immaginare, in quanto il Wii U Gamepad copre un ruolo molto particolare. Dovrete essere ad almeno un metro di distanza dalla TV sulla quale giocherete e poi posizionare a terra il controller della Wii U. Fatto questo, dovrete impugnare anche il Wii Remote Plus, che è obbligatorio per giocare a Wii Sports Club, e puntarlo verso lo schermo del gamepad. Questo, dopo aver quindi resettato, diciamo, le impostazioni del Wii U Remote, tenendo premuto il pulsante A, eseguirete il colpo. Invece, oscillando, eseguendo lo swing senza premere il pulsante A, effettuerete dei tiri di prova che saranno comunque piuttosto utili per calibrare la forza e la distanza prima di effettuare il tiro vero e proprio. Le buche all'interno di Wii Sports Club Golf sono 18, 9 in più rispetto a quelle del primo Wii Sports. 9 buche sono le stesse presenti nell'originale, mentre altre 9 sono invece inedite. Ovviamente non è moltissimo avere soltanto 18 buche, quindi non è detto che in futuro non vengano fuori delle ulteriori novità o magari dei DLC che permettano di scaricare dei percorsi alternativi. Però già così queste 18 buche sono decisamente varie e riescono a coprire abbastanza a lungo il tempo di gioco. A differenza di tennis e bowling, però, golf è decisamente più simulativo. Nonostante il gioco rimanga profondamente arcade, seppur non ci siano elementi di fantasia come potrebbe essere per esempio un Mario Golf, in cui erano presenti super tiri e scenari decisamente a tema, rimane comunque molto più complesso rispetto a tennis e bowling, proprio perché i movimenti da impartire e la direzione del Wii Remote riescono ad essere molto più specifici e molto più precisi, richiedono quindi una precisione maggiore. Tenere davanti a sé il Wii Remote ed evitare torsioni, anche involontarie, che poi possano permettere ai tiri di fare delle curve non volute, è una cosa decisamente più complessa. Oltre alle 18 buche di cui parlavamo, sono presenti anche tre minigiochi, tutti diversi l'uno dall'altro. Il primo, per esempio, vi offre 10 tiri per mettere in buca più palline possibili. Ovviamente sarete già sul green, ci saranno quindi su un green molto particolare in cui saranno già presenti varie buche e vi sarà chiesto di fare in pratica del vostro meglio. Il secondo minigioco invece si rifà a una sorta di tabella del bingo, con la quale dovrete cercare di mandare la pallina su un green molto particolare in quanto numerato in varie caselle e laddove la pallina si fermerà, in pratica illuminerà le due zone offrendovi dei punti extra. Il terzo invece è un tiro al bersaglio un po' diverso, in quanto richiederà in questo caso di eseguire da un fairway dei colpi con il proprio drive, con il drive o una mazza del golf, facendola passare all'interno di questa area che vedete piano piano si allunga sempre di più e che funziona da moltiplicatore,
per poi assegnarvi un punteggio. Wii Sports Club Golf è molto diverso dai suoi predecessori. Richiede molta più concentrazione, richiede molta meno confusione per essere giocato e fruito, e soprattutto, se giocate in tanti, richiede un minimo di attesa tra i turni dei vari giocatori. Per questo motivo, il gioco è consigliato soprattutto a giocatori che preferiscono giocare in maniera un po' più compassata e rilassante rispetto invece a giocatori che invece magari preferiscono saltellare qua e là per il salotto mulinando la loro racchetta virtuale rappresentata dal Wii Remote Plus. Il nostro consiglio è quindi quello di scaricare l'aggiornamento e di usufruire delle 24 ore gratuite offerte da Nintendo per capire se questo golf fa realmente parte